nello studio Clearly, in collaborazione con la professoressa Veronesi, di stabilire l'impatto delle cellule tumorali circolanti in una nuova metodologia per identificare precocemente i tumori del polmone e valutare effettivamente questo marcatore della capacità del tumore a invadere il sangue come marcatore precoce della presenza del tumore, insieme con altri aspetti molecolari e radiologici che saranno studiati. I'm a postdoctoral researcher at Erasmus MC in the Netherlands, and I'm involved in the Nelson trial. This is the largest European lung cancer screening trial, and we evaluating whether the early detection and early treatment of lung cancer can reduce lung cancer mortality in high-risk individuals. Partecipo a questo meeting a nome di Alleanza contro il cancro, che è il network degli ospedali di ricerca italiani che si occupano di cancro, coordinato dal Ministero della Salute. All'interno di Alleanza contro il cancro abbiamo appena lanciato uno screening nazionale per tumore del polmone, per l'identificazione delle mutazioni, alterazioni genetiche dei tumori del polmone rilevanti per impostare la terapia. Nello specifico di questo meeting stiamo discutendo con Giulia Veronesi e gli altri partner della possibilità di utilizzare diagnosi genetica su DNA di sangue circolante come contributo al riconoscimento delle lesioni precoci nelle popolazioni a rischio di fumatori. We trying to find out which of the factors in the radiomic signature is the most important. Is it the genomics? Is it the image? Is it the circulating tumor cells or maybe the microRNAs? This is a very fascinating project. It took a long time to assemble, but I'm very keen to be part of it. And my specialty is radiomics. Radiomics consists of the quantitative image analysis. So basically we are trying to extract knowledge from medical imaging. And in the context of this project, we hypothesize that by using radiomics approach, looking for example at textures of normal lung, we could increase the accuracy of screening for lung cancer. Il tumore del polmone rappresenta ancora oggi la prima causa di morte per cancro e supera tutti gli altri tumori principali messi insieme. Quindi è necessario implementare una diagnosi precoce su larga scala, sia a livello nazionale che europeo. Questo è possibile con l'introduzione dell'attacco a basso dosaggio di screening nei forti fumatori. Tuttavia, la ricerca sta andando nella direzione di sviluppare marcatori molecolari in vari liquidi biologici. Il limite della ricerca in questo campo è che è difficile trovare o pensare a un singolo marcatore che abbia una sensibilità così elevata da raggiungere o da allinearsi con quella della TAC. Pertanto ci vuole uno sforzo collaborativo molto importante. E questo è il motivo per cui abbiamo messo in piedi un gruppo di ricerca internazionale europeo che coinvolge 7 centri in 5 paesi europei per allearsi e creare un pannello di biomarcatori che insieme possano in qualche modo aiutare l'implementazione dello screening con la TAC a basso dosaggio e con i marcatori su larga scala in Europa. E in Humanitas abbiamo concretizzato questo programma di prevenzione per forti fumatori o ex forti fumatori con il progetto SMAC, che vuole prevenire o creare una diagnosi precoce del tumore del polmone e delle altre patologie fumo correlate.